Ciao a tutti cari amici, quest'oggi voglio mostrarvi alcuni esercizi molto semplici di automassaggio per la gestione di alcuni stati emozionali e principalmente parleremo di preoccupazione e rabbia. Come già detto in altre occasioni, tutte le volte che ci apprestiamo a lavorare su determinati stati emozionali, abbiamo la necessità di porci in una condizione di discreto rilassamento e di metterci mentalmente e anche emotivamente con una certa predisposizione all'accoglienza e all'accettazione di ciò che determinati esercizi potranno far scaturire in noi come reazioni di freddo, caldo, sudorazione, leggeri stati di ansia, ma anche momenti di grande rilassamento e piacere. Come sempre indico, è opportuno non solo porsi in una condizione di rilassamento, ma favorire questo rilassamento iniziando con opportuni esercizi che ci garantiscono proprio il decadimento di quelle tensioni superflue che in questo momento potrebbero minare la validità di questi esercizi. Partiamo oggi lavorando con le nostre mani, perché anche loro sono sede di zone riflesse di grandissima importanza e lavoriamo principalmente sulle dita. Vi mostro alcuni esercizi molto semplici che potete eseguire in qualsiasi momento della giornata e che vi invito a fare anche nei momenti di maggiore difficoltà. Vi porteranno via semplicemente pochi minuti. Partiamo e lavoriamo subito sulla mano sinistra e ci poniamo con la nostra attenzione a questa zona interna della nostra mano. Questa zona rappresenta il sistema nervoso centrale, tutta la colonna vertebrale in riflessologia palmare in questo caso, e possiamo usufruirne a livello di trattamento per porci in una condizione di rilassamento. Iniziamo ad accarezzare tutta questa zona procedendo istintivamente come ci viene dall'alto verso il basso. L'unica indicazione che vi chiedo di mantenere è questa, dall'alto verso il basso, lavorando con delle manovre molto molto semplici di accarezzamento di questa zona. Io tengo la mano in questa posizione che non è molto comoda e vi invito a porvi appoggiandovi anche magari su un cuscinetto e fare questo tipo di lavoro di accarezzamento. Potete appoggiarvi dove ritenete più opportuno, anche in questo modo, e fare questo tipo di lavoro partendo, come vi dicevo, dalla mano sinistra. Il senso di rotazione poco importa, decisamente non, per ottenere un risultato non ha nessuna importanza. Potete anche accarezzare questa zona semplicemente in una forma lineare dall'alto verso il basso. Ovviamente gestite voi questo tempo che non sia particolarmente lungo, ma che abbia almeno quel minuto o due di durata. Una volta che avete eseguito questo tipo di lavoro sulla parte interna della mano sinistra, andate a lavorare anche come se doveste così accarezzare un braccialetto in tutta questa zona del polso, sulla zona dorsale, ok? Questa è la parte che dopo aver trattato la zona, diciamo così, del sistema nervoso e della colonna vertebrale, vi invito a lavorare semplicemente questo. Il tutto, compresa la parte della colonna vertebrale, un paio di minuti può durare per ogni mano. Altro lavoro che vi inviterò adesso a fare è un lavoro sulle dita. Ovviamente, dopo aver lavorato su questa parte, la parte sinistra, questa e questa, andate a lavorare sulla parte destra facendo le stesse cose, sia in forma lineare, proprio una carezza, non v'è bisogno di dare input molto forti a livello di forza, oppure delle semplici carezze
carezze rotatorie, il senso, ripeto, scelto da voi, che vanno dall'alto verso il basso. Questa direzione ci permette di lavorare dando un input al sistema nervoso centrale per rilassare. Ovviamente, come dicevo prima, un paio di minuti per ogni parte, che vuol dire interno della mano e polso, comprensivi di 2 minuti. L'avete fatto sulla mano sinistra e adesso state lavorando sulla mano destra. Come sempre ripeto in tutti i miei video, le mie tempistiche sono un po' più brevi perché ovviamente il video va gestito affinché non possa dilungarsi oltremodo. Fatto questo tipo di lavoro, potete anche semplicemente fare questo come se doveste lavarvi le mani, e questo è molto molto utile all'intero sistema nervoso centrale. Altro lavoro che possiamo fare, che aiuta anche le difese immunitarie, è questo, ma ora ha più significato in termini di sistema nervoso centrale. Dopo aver fatto questo potreste notare delle reazioni sia fisiche sia emotive, principalmente legate proprio al rilassamento. Ora partiamo lavorando sul primo dito per poi andare verso le altre dita. Questo senso di direzione è molto importante. Faremo un lavoro che andrà a spremitura per 15-20 volte su ogni dito, partendo dal pollice della mano sinistra. Ovviamente vi appoggiate, che magari è più comodo. Non è necessaria una forte pressione. Se vi fossero dei tagli, delle zone che storicamente vi danno fastidio, la pressione deve essere rapportata alla vostra sopportazione. Fate 15-20 manovre di questo tipo, passate al secondo dito. E questo lo ripetete per ogni dito. Adesso ne farò 5 o 6, giusto per mostrarvi. Altro dito, il terzo, andate a fare questo tipo di lavoro. È molto molto probabile che si possa avvertire delle reazioni di abbandono anche importanti. Voi continuate a fare l'esercizio, fermatevi solo se vi fossero delle reazioni decisamente importanti che possono disturbarvi in quel momento, per poi riprenderlo quando sarete più pronti e pronte. Altra cosa, ovviamente, la stessa cosa la facciamo sul quarto dito. Benissimo. Perfetto. Bene. Quinto dito. Questo dito è collegato al meridiano del cuore, quindi siamo decisamente sugli stati emozionali, sullo Shen e sullo spirito. Bene. Ovviamente insieme a voi faccio alcuni passaggi anche da questa parte, giusto per completare l'esercizio. Andate ad abbracciare con indice e pollice, se vi servono altre dita utilizzatele. E dal basso verso l'alto ci poniamo a lavorare sia sul dorso che sul palmo del dito. Stessa cosa sull'indice. Ricordatevi, dal dito interno, quindi il pollice, proseguendo verso l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Questi primi esercizi che vi sto mostrando non hanno controindicazioni di sorta alcuna, per niente e per nessuno. Eseguiteli con grande, grande serenità. Stiamo anche lavorando
sui denti, sui seni paranasali, stiamo lavorando su tutto il blocco facciale, quindi se vi fossero anche tensioni muscolari a livello dei muscoli che gestiscono la nostra mimica, questo potrebbe darci un buon supporto. Mignolo. Bene, questi sono alcuni dei tantissimi esercizi che possiamo effettuare per porci in una condizione di rilassamento prima di fare gli esercizi di automassaggio specifici, quest'oggi riferiti alla preoccupazione e alla rabbia. Vedete che poi faccio questa manovra che comunque è molto molto piacevole. Non vi ho indicato di utilizzare creme o oli. Se possibile è meglio non utilizzarli in questo caso, ma se vi fossero degli stati di pelle particolarmente secca, un velo di crema non molto grassa è opportuno metterla, altrimenti va bene così. Voi e la vostra pelle. Ricordo che la pelle è l'estensione del sistema nervoso centrale e qualsiasi condizione organica, psicologica ed emotiva va a imprintarsi ovviamente nel sistema nervoso centrale stesso e di conseguenza su questo distaccamento che è la pelle tutto può andare a stamparsi, soprattutto gli stati emozionali e organici. Per cui la pelle è di estrema importanza per quanto riguarda la medicina cinese a livello di indagine e per quanto riguarda la protezione anche con il mondo esterno e per la gestione della temperatura corporea. Bene, adesso vi propongo una serie di esercizi molto semplici per quel che riguarda lo stato della preoccupazione e faccio una breve introduzione su quello che la medicina cinese ci insegna in merito alla preoccupazione, detta anche rimuginazione, pensiero ossessivo. Uno stato tipico anche di chi utilizza il proprio cervello, la propria testa per lavori particolari che prevedono uno spiccato utilizzo di questa zona del corpo. La medicina cinese ci insegna che la preoccupazione e la rimuginazione, il pensiero ossessivo sono gestite dall'attività dello stomaco e della milza pancreas, per cui tutto quello che riguarda la digestione, non solo a livello di cibi e di alimenti, ma la digestione dei fatti della vita, il digerire le persone, il digerire ciò che abbiamo fatto nella vita o che stiamo facendo o che dobbiamo apprestarci a fare. È opportuno mantenere questi organi nell'equilibrio massimo per non sfociare in stati di preoccupazione importante ed è anche opportuno gestire al meglio questo stato emozionale per non andare a disturbare viceversa le funzioni di stomaco, milza e pancreas. Gli esercizi che ti mostro ora puoi farli in qualsiasi momento della giornata, non v'è bisogno di farli più volte nello stesso giorno, basta una volta sola e iniziamo a lavorare con un punto specifico posto tre dita sopra il malleolo. Lavoriamo come sempre prima da una parte e poi dall'altra. Io ho già indicato questo punto, tre dita sopra il vostro malleolo interno e andiamo a lavorare premendo a fianco dell'osso sulla parte muscolare con una pressione che va in questa direzione a stantuffo. Contate un 15-20 pressioni almeno oppure fermatevi sul punto per 30 secondi un minuto. Potrebbe risultare poco piacevole in taluni casi, in quel caso tenete sempre premuto o effettuate le pressioni con una intensità limitata, rapportata alla vostra capacità di gestione della tensione, del fastidio o del dolore. Questo punto vi aiuta molto in tutti quei casi dove la stanchezza mentale vi sta opprimendo e attanagliando. Fatto questo,
ovviamente facciamo in forma simmetrica la stessa cosa dall'altra parte. Qui non l'ho indicato, ma sono, ah sì, l'ho indicato, sono sempre tre dita e a fianco della parte ossea, sulla zona muscolare, effettuo questo tipo di lavoro. Ricordiamoci, stanchezza mentale. Sono punti alla portata di ognuno di noi, per cui non sono complicati da trattare, potete farli anche seduti su una sedia mentre state lavorando, perché no? Mentre parlate con qualcuno. O anche alla sera prima di addormentarvi. Ripeto, 15-20 pressioni a stantuffo oppure 30 secondi o un minuto, sempre gestendo il fastidio o il dolore che può arrecarvi la pressione di questo punto. Ora vi mostro un punto posto sul dorso della nostra caviglia. Questo punto che ho indicato lo si trova facilmente unendo la parte inferiore del malleolo interno con quella del malleolo esterno. Uniamo questi due punti e il punto che si incrocia centralmente in riferimento al terzo dito del piede è proprio qua sulla caviglia. Se voi effettuate questo movimento di flessione lo trovate, perché si crea una depressione fisica. Questo tipo di lavoro lo effettuiamo sempre a stantuffo con 15-20 pressioni, ovviamente vi appoggiate, io ve lo sto mostrando, deve esserci una base solida, se no la pressione si perde nel vuoto. Questo tipo di lavoro, sempre con 15-20 pressioni, oppure anche qui 30 secondi, un minuto di pressione fissa. Anche questo è davvero utile per quel che riguarda la rimuginazione, sì, il pensiero ossessivo, ricorrente, e anche qui, perché no, sulla stanchezza mentale. Agiamo su un punto che ci aiuta, che favorisce anche la digestione. Stessa cosa poi ovviamente la eseguiamo sulla parte corrispondente di destra. Se voi fate questo lavoro sentite proprio che si crea una depressione. Vi ponete a fare questo esercizio. È proprio un braccialetto sulla caviglia, dove l'indice è sotto il malleolo esterno e il pollice sotto il malleolo interno. Dove vi trovate, quello è. Perfetto. Questo tipo di lavoro, molto molto utile, libera la mente questo punto. Ora vi mostro alcuni esercizi sempre riferiti alla gestione e alla dissipazione della stanchezza mentale che troviamo sul viso. Questi punti, uno l'abbiamo già visto in altre occasioni, ed è sull'articolazione temporomandibolare. Aprite e chiudete leggermente la bocca e sentirete che le parti ossee in questo caso si articolano. Questa zona andate a trattarla con un dito o due dita e la massaggiate per almeno 30 secondi, un minuto. Ovviamente io starò meno. Bene. Altro punto importante che troviamo per la gestione dello stato emozionale della preoccupazione è a metà del vostro sopracciglio. Dividete in due, vi mettete davanti a uno specchio, idealmente dividete in due il sopracciglio e un dito sopra, andate a lavorare in questo modo massaggiando questo punto. Siete appena sopra l'arcata ossea. 30 secondi, un minuto sono già un buon tempo. Consiglierei più un minuto che 30 secondi. La stessa cosa andate a fare
al centro della vostra fronte, dividete in due, dall'attaccatura dei capelli fino alla radice del naso, diviso in due. A metà vi trovate questo punto che potete massaggiare con una rotazione a scelta, da una parte o dall'altra, poco importa. Trenta secondi, un minuto come minimo. Questo durante la giornata può davvero togliere molti pesi legati alla stanchezza mentale. Altro lavoro molto molto utile è quello di prendere indice e pollice e di pinzettare l'origine del vostro sopracciglio, sia a destra che a sinistra, e fare questo tipo di lavoro. Sempre grande attenzione a non invadere la zona degli occhi. Una leggera pressione che va verso l'esterno, quasi a voler stiracchiare questa parte. Molto utile in tutti quei casi di stanchezza mentale e di rimuginazione, di pensiero ossessivo. Altro lavoro importante, sempre per almeno un minuto, è quello di prendere la radice del naso e di fare questo tipo di lavoro. Sentite la parte ossea, ma anche la parte minimamente carnosa e soprattutto di pelle, di tessuto connettivo. E anche questo verso l'esterno. Terminato questo, come spesso vi indico, lavorate su una zona molto molto ampia, praticamente tutto il viso e tutto anche il cuoio capelluto. Fate questi esercizi, mi riferisco principalmente alle donne, sempre con i capelli sciolti, liberi da ogni costrizione. Andate senza uno schema ben specifico, vi accarezzate, vi riconoscete, fatelo con grande amore, state accarezzando la persona più importante della vostra vita. E volendo, magari anche un lavoro senza uno schema ben specifico sulle nostre orecchie. Questi esercizi ci aiutano, come ripeto, per lo stato emozionale della rimuginazione, della preoccupazione, del pensiero ossessivo, della stanchezza mentale. Fatto questo, sentirete che vi sarà necessità di lasciare andare anche con qualche respiro e vi prendete del tempo per stare con voi stessi, voi stesse, nell'ascolto più assoluto del vostro corpo, soprattutto andare con l'attenzione all'interno del nostro corpo e prendersi del tempo per fare questo con grande serenità. Adesso passiamo agli esercizi di automassaggio che si riferiscono alla rabbia. La rabbia è uno stato emozionale che la medicina cinese ci insegna a essere gestito dal fegato e dalla cistifellea o vescica biliare. Gli occhi sono una parte fondamentale in questa loggia energetica legata alla primavera e legata all'elemento legno. E si dice anche che non ci si vede dalla rabbia in certi momenti, ed è proprio così. Un afflusso di sangue maggiore giunge verso la parte alta del corpo, annebbiandoci addirittura nella vista quando siamo particolarmente arrabbiati. Ed è proprio dagli occhi che voglio partire per un lavoro sulle zone riflesse della mano che si riferiscono a questa zona di grande importanza. Anche questa zona, che vi mostro, non ha nessun tipo di controindicazione. Eseguite l'esercizio senza particolari problemi. Partiamo dalla mano sinistra e lavoriamo su questa zona, secondo e terzo dito, con degli sfregamenti che vanno, ve lo mostro così, magari più comodo, che vanno in tutte le direzioni, lavorando semplicemente su questa parte che prevede il massaggio della zona dell'occhio sinistro. In questo caso io sto stimolando per via riflessa
tutta la zona che si riferisce al mio occhio sinistro. Il mio sistema nervoso centrale recepisce questo stimolo e valuta come sta il mio occhio sinistro e scatena eventuali reazioni circolatorie, linfatiche, nervose, affinché questa zona possa mantenersi nel migliore equilibrio possibile. Lavorate proprio su questa zona con degli sfregamenti molto molto importanti. Stessa cosa la facciamo sull'occhio destro, lavorando e facendo uno sfregamento che è solo sulla zona palmare, ok? Ovviamente non tenete questa posizione perché io ve lo devo mostrare, vi appoggiate e fate questo lavoro con una discreta energia. Questo favorisce non solo l'occhio stesso, ma favorisce anche la dissipazione di quelle tossine che vengono prodotte dalla rabbia e che possono insediarsi anche nei tessuti del nostro occhio. Fatto questo lavoro, lavoriamo sul quarto dito del nostro piede. Quarto dito del nostro piede nella parte esterna. Questa. Andate a premere proprio in questa zona, sostenendo da una parte con un dito e dall'altra, in questo caso il pollice, con una pressione sempre a pompa per circa 30 secondi, un minuto. Potete anche tenere fisso questo punto. In questo punto vi termina il meridiano della vescica biliare, della cistifellea, che abbiamo detto essere uno dei responsabili della gestione, del controllo di tante funzioni, ma anche dello stato emozionale, della rabbia, del nervosismo, dell'agitazione, dell'irrequietezza. Anche questo punto è davvero molto molto utile, soprattutto nei casi di nervosismo spesso immotivato. La stessa cosa la facciamo dall'altra parte, l'esterno del quarto dito, proprio al lato dell'unghia, ok? Sostengo e premo. Questo tipo di lavoro può risultare anche poco piacevole inizialmente, ma lentamente di solito si allenta quella tensione, aiutandoci anche a livello digestivo, perché no? Benissimo. La sequenza che vi indico in questi esercizi è opportuno mantenerla, ok? Se dovesse saltare una parte la potete rifare all'ultimo senza problemi. Molto bene, andiamo a lavorare adesso sulla zona del fegato e della cistifellea, proprio sul piede, e ci ritroviamo come zona riflessa sulla parte destra, in zona plantare. Ora potete notare, io ho disegnato preventivamente questa zona. Diciamo che parte di questo cuscinetto e leggermente anche la parte inferiore indica la zona del fegato come zona riflessa a livello nervoso. Noi possiamo fare un lavoro di questo tipo, comprendendo diciamo almeno terzo, quarto e quinto dito, e andiamo a lavorare con una pressione che dal basso verso l'alto permette al nostro fegato di porsi in una condizione di equilibrio migliore. Non sarà così immediato il beneficio, ma questo può aiutarci tantissimo. Vi troviamo dove c'è il quarto dito, articolandolo e sentendo dove ho io l'indice, la cistifellea. Possiamo anche lì effettuare qualche pressione, 10-15 pressioni, proprio sulla cistifellea, anche se non vi fosse più la cistifellea perché è stata asportata chirurgicamente, e se invece vi fossero dei calcoli in quella zona, la pressione più lieve, dolce, pochi passaggi e poche pressioni. Non vi sono controindicazioni di sorta. Ricordo questo lavoro sul fegato e questo lavoro sulla cistifellea.
Questo in tutti quei casi dove la rabbia, l'irrequietezza e il nervosismo sono molto diffusi e frequenti nell'arco della giornata. Ovviamente questo lo facciamo solo a destra. Altro lavoro che facciamo legato alla rabbia è quello di porre tre dita sotto il nostro ginocchio e considerare l'osso, la tibia, e a fianco dell'osso vi è una parte carnosa. Ecco, lavoriamo su quella parte con delle pressioni a pompa con le stesse modalità di prima e la stessa durata o tempistica di prima. Ricordo, tre dita sotto la linea inferiore del ginocchio, a fianco della tibia, questo tipo di lavoro con la stessa modalità degli altri esercizi. Ovviamente la stessa cosa noi la possiamo fare e la dobbiamo fare dall'altra parte. Ginocchio, sono sotto, tre dita sotto, sento la parte ossea e a fianco c'è la parte carnosa. Questo punto è molto utile per quel che riguarda l'irrequietezza e il nervosismo. Chiudiamo questa sessione di automassaggio riferita alla rabbia lavorando su un altro punto del dito, delle dita dei piedi, ed è l'alluce. Da qui parte il meridiano del fegato. Un lavoro di pressione su questo punto aiuta moltissimo per tutti quegli stati eccessivi di rabbia, ecco, per gli eccessi di rabbia, spesso davvero immotivati. Sostengo dall'altra parte l'alluce e vado a premere proprio su quel punto, questo qua, al lato della nostra unghia. La stessa cosa la faccio dall'altra parte. Inizio del meridiano del fegato della parte destra del nostro corpo, lo metto in evidenza qua, un lavoro di pressione di questo tipo. Ovviamente ci deve essere sempre un sostegno, in questo caso dall'altra parte, altrimenti rischiamo di farci male e di non avere lo stesso risultato. Anche questo può aiutare molto anche in casi digestivi. Bene. Terminato anche questo blocco di esercizi riferiti alla rabbia, vi ponete, come volete voi, in una condizione di rilassamento e di abbandono totale anche a livello di respiro, restando sempre in ascolto assoluto del vostro corpo e soprattutto ponendovi con un'attenzione di grande presenza all'interno del vostro corpo e con accettazione e accoglienza di qualsiasi cosa giunga a farvi visita a livello emozionale, a livello organico e anche a livello di pensieri. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione che state riservando ai miei video. Se questo video ti è piaciuto, metti un like oppure condividilo con tutte le persone che ritieni possano averne beneficio. Per ora ti abbraccio caramente e alla prossima.